Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Coccinio 98. Oggi siamo qui su Pokémon, gioco di carte collezionabili online. E ragazzi, hanno aggiornato il gioco perché sta per uscire Sole e Luna, l'espansione di Sole e Luna sul gioco di carte collezionabili. Come possiamo vedere da questa schermata, hanno aggiunto qualcosa, ovvero cosa? Nel negozio possiamo tranquillamente vedere i mazzi di Litten, Poplio e Rowlet. Ragazzi, nella mia stessa stanza c'è un certo Alessandro. Buonasera. E al cesso a pisciare c'è un altro Alessandro. Non selvatico però. Allora, cosa voglio fare oggi? Oggi ci andremo a comprare un mazzo di questi qua, di questi nuovi, per andarlo a provare, per vedere un po' la grafica delle nuove carte, insomma, a vedere un po' di stronzate. Sì, esatto, un po' di stronzate. Il mazzo che ho deciso di acquistare sarà questo, ovvero quello di Inceniritore. Vabbè, quello là, insomma. Quello che ho deciso di acquistare sarà quello di Litten. Avevo conservato tutti questi soldi per comprare i pacchetti e invece andiamo a comprare il mazzo di Litten. Allora, non lo vediamo. Lo andiamo a vedere insieme. Ok, questo è il nuovo mazzo. Lo andiamo a vedere insieme. Allora, abbiamo la catena evolutiva di Roggenrola. Senza Gigalith. Un Torco al selvatico. Makuhita. Vabbè, la catena evolutiva di Litten. Con Inceroar. Con un secondo attacco che lascia un po' a desiderare perché va un po' a culo, sinceramente. Io, lo sapete, di culo non me ne intendo. Ci penso io. Poi abbiamo il granchietto con i calzotti. Questo Rocky che granchiola. Tiene. Questo che si è perso una palla del coso. E quindi un coglione, dai. Esatto. Abbiamo i castelli di sabbia che abbiamo raccolto ieri sera da Ostia. Poi, ma che è sto coso? Ma è il figlio del Pidobier. Ma porca puttana, ma che cos'è? Ma è rosa, ma che cos'è? Guarda, oh Gesù, e poi abbiamo Oranguru, regà, questo Pokémon è spaziale. Una sola volta durante il turno, prima di attaccare, puoi pescare fino ad avere 3 carte in mano. E psichico, che leva già di base 60 con 3 energie in colore, leva 20 danni in più per ogni energia assegnata al Pokémon attivo del tuo avversario. Un po' di pozioni, Timer Ball, Ultra Ball, Minor Ball, recupero di energia. Ma che cazzo è? La Malasada, è un dolcetto, un Traffen Tarocco. Buono. Cura il tuo Pokémon attivo da 20 danni e rimuovi una condizione speciale, vabbè, inutile. Lilia, pesca avere fino a 6 carte in mano, questa può essere buona. Kukui, pesca 2 carte durante il turno, i tuoi Pokémon infliggono 20 danni in più. Pesca 3 carte come al solito. Abbiamo 11 energie di tipo fuoco e 9 di lotta e basta. Quindi andiamo, ragazzi, andiamo subito a vedere come si comporta in game questo mazzo. Bene, siamo pronti a ricercare la partita. Vediamo contro chi andiamo. Contro il mazzo di antiche origini. Però non ho capito qual è. Quello di Regirock. Quello di Regirock. Allora non mi fa paura. Io direi di cominciare con Litten. GX? Sì. C'entra. È proprio il campo così. È sempre così. Okay, pure se non ce l'hai. Fusione. Ma che cazzo. È la panchina di mostri fusione. Cerca un Pokémon base. Ok. Timer Ball lancia 2 volte una moneta. Ogni volta che esce testa cerca nel mazzo un Pokémon evoluzione. Buono. Tipo. Non è male. Allora mettiamo sì subito. No, aspetta, mettiamo Sandygast. Beh, in teoria avevo quella Timer Ball, potresti. Ma il più che altro è che non ho energie fuoco. Quindi preferisco mettere il castello di sabbia di Ostia. Ho detto sabbia culo. Sabbia culo. Mm-hmm. Vabbè, mettiamo Litten dietro. Allora, adesso andiamo a prendere con la Minor Ball. Che ci andiamo a prendere? Con la Minor Ball, sai che ci andiamo a prendere? Ci andiamo proprio a prendere. Ci andiamo proprio a prendere Oranguranguguru. Questo qui. Assolutamente sì. Con un'altra Minor Ball. C'è mannappia. Evoluzione di. Ma di se Litten. Devo prendere un Pokémon base. Ma che cazzate dici? Ah, se Pokémon base devo prendere con le Minor Ball. Con le Minor Ball, sì. Vabbè, la mia scelta ricade su Litten. Solo perché gli altri fanno un po' cagare il cazzo. Allora, diamo energia a Sandygast. Ma tu hai più Pokéball che tutto il centro Pokémon? Assolutamente sì. E ovviamente faccio 2 croci, amici telespettatori. E ovviamente faccio 2 croci. No, vabbè, raga, ma però seriamente. In posizione, quindi ci imponiamo. Oranguranguguru. Oh, cioè questo si è perso il coglione.
Namo, vai via. Sono scoglionato. Durante il prossimo tour non si può ritirare. Sti gran cazzi. Ok, lui ha giocato Pokémon Fan Club. Fan Club. Fan Club. Ecco. Chi ha preso? Viridian e? Non mi ricordo chi. Viridian è forte. Te lo dico, ce l'ho pure io, è forte. No combi! Viridian. Non è male. Cioè, se tipo sta in svantaggio, leva. Io ho perso una partita che era vinta l'Europa di Mondo. Non è accettato un po'. Capito. Kukui pesca due carte. Però ora non ne vale sinceramente tanto la pena. Di caricare qualcuno. Magari un Litten, dato che hai un'energia fuori. Potrei pescare due carte. Potrei realmente farlo. Beh, se lo fai dopo, se riesci a sfruttarla, è di nuovo la pescata di Oranguro. Ce l'ho a prescindere. Eh sì, dico, però almeno la sfrutti meglio se usi Cucu. Cioè... Allora, intanto pesco con Oranguro. Sì. Ne pescheresti una sola. Ma... ne pesco una, però poi ne pesco altre due con Cucu. Quindi intanto, e infatti non le riesco a smistare tutte. Però con l'Ultra Ball potrei scartare un Burlers e un Boulders per andare a prendere l'evoluzione di Sandygast, ovvero Palossand. Bah, c'hanno tutti questi nomi. Castello di Ostia, no, l'evoluzione del Castello di Ostia. Castello avanzato. Esatto. Allora, vediamo questo che fa. Questo Pokémon subisce 20 danni in meno. Boni. Cura questo Pokémon da una quantità di pannitari, quelli inflitti del Pokémon attivo. Vaffanculo. Va bene. Passiamo il turno. Certo che arriva a 4 energie. Pencastello de sabbia che deve a 50, cazzo! Sì, abbastanza. Energie doppie sarebbero... Non ce stanno qui. Questo è il problema. È un gran problema. Perché adesso mi avvelena e mi comincia a rompere il cazzo qua. Sì, adesso. Che palle. Necessaria. Che palle. C'ha pure la debolezza. Pensa che pista. Io veramente. E allora a sto punto mi caricherei un angolo. Sì. Anch'io caricherei. Perché tanto vedo già l'abisso, sì, per quell'idiota. Sì. Anch'io. Allora prendiamoci queste due carte intanto, che non fanno mai male. Oh. Tu ragazzi, però evolviamo questo. Bene. Bene. Bene, ma male. Intanto ci abbiamo l'ebola in stanza. Lancia fiamme e scarta un'energia. La mossa di Incineroar la prima. Toglie 30 se non sbaglio, vero? E non mi ricordo mai nella vita proprio. Non mi ricordo mai. Guarda, in teoria se adesso metti Thoraket però sei avvantaggiato, perché lì c'è una debolezza dal tipo fuoco. Ci stavo a pensare pure io. Ci stavo, guarda, veramente pensando pure io. Perché rompe il cazzo? Perché dovrebbe rompere il cazzo? Perché secondo me rompe il cazzo. Ma sei tu che rompi il cazzo? No, no. Allora, mo facciamo i buchi di culo. Mettiamo questo qua. Oranculo. Qua ci fa pescare due carte che sono sempre ben accette. Bene, au. Ci peschiamo tre carte. La carta pesca tre carte, ci sta sempre tutte le espansioni. Sì, sì, sì. Però questo è troppo carino, dai. Sto negretto con quattro dita. Che ho un palo in culo nel gioco perché rompe le palle, però. Si può stare. Vabbè, però guardalo. Cioè, non ti viene voglia di io non pago affitto? Dai. Vabbè, Palossand è praticamente morto, cioè. Ma manco c'è poco da dirlo. Si vede chiaramente. È avvelenato con 130 di vita e 120 di danno. Vediamo. Sì, però veloce avversario. Sì, no, una carta in mano e basta. Sì, no, veramente, che cosa devi fare con una carta in mano, cioè. Avessi 90 carte in mano, veramente. Allora, mettiamo subito Thoraket. E gli diamo pure un'energia per andare a far 90. Però oddio. Aspetta. Viene pure bruciato. Ma aspetta. No, niente aspetta perché. Ti spiego subito perché. Perché se io gli faccio Rogodenti, gli levo 60. Metti Roggenrola però intanto. Sì. Dicevo, se gli faccio Rogodenti, gli levo 60. Intanto, e si brucia. Quindi dovremmo sculare per. I 10 danni li fa se è bruciato. No. Se è bruciato devi tirare la monetina. E se prendi croce. Ma se dobbiamo sculare assunto fai 100, scusa. Braccio tese e vaffanculo. Oh, mo ne faccio due, eh. Ah no, ok. 200 li fai. Va bene. Un po' come l'abbiamo buttata giù, un'energia. Comunque, quanto sono belle le energie nuove. Parliamone, guardate, guarda quanto sono fatte bene dietro. Molto carine. Cioè, per la prima volta. Anzi, no, per la prima volta, però.
È stata una di quelle volte che hanno curato anche l'aspetto, insomma, in secondo piano. Questa sembra proprio terra. Comunque, sì, comunque sembra molto interessante anche l'artwork di Incineroar. Sì, non è male. Tra l'altro, sì, questo è quello olografico. Però è figo che è. Boh. Chissà se nei prossimi giorni, magari quando uscirà il 3 febbraio l'espansione... Qualcuno vi porterà... Il 3. Dicevo, chissà se magari... Visto che il 3... Non usi più. Eh? C'ho troppe poche... ti pareva che... Tanto doveva succedere sta partita, eh? Doveva succedere? Beh, spin merda quanti... 90. No, sì, 90. Comunque dicevo, chissà... Oh, sono la quarta volta che dico chissà, cazzo, eh? Chissà. Chissà. Insomma, chissà. Bene, lui ci ha fatto danni. Però noi continuiamo a caricare Oranculu. Dicevo, il 3 febbraio uscirà questa espansione. Proviamo a fare Rogodenti comunque. No, vedi, sono un coglione. Cioè, non servivamo. Ah, no, i danni li fa comunque. È la cosa. Il tirare il lancio alla moneta decide se... Lo rimuovo o meno. Esatto. Sono un coglione, vedi, sono un coglione. Vabbè. Però non applica debolezza o resistenza. No, la bruciatura no. Manco l'avvelenamento. Dicevo. È morto il signor. Ma che tua sorella è morta? C'è proprio... C'hai proprio la sorella morta, c'hai. Se sono saltato avvelenamento quando è morto. Non ti preoccupare, mo lui mette Virizion come un coglione e io glielo sciotto. Succederà, me lo sento. Me lo sento che lui lo fa, lui è un coglione, lui lo fa! Lui lo fa! Perché lo fa? Ma Sculi abbandona la partita. Ma Sculi 100 danni o attacchi con 30? Vabbè, mette Porygon. Vabbè, Sculi 100 danni a questo punto, se no non puoi aumentare i danni. Cioè, più infatti. Allora, metto un'energia, do... Nuovo. Sì, a terra, get. E mo' vediamo se braccio teso funziona. Oh, è perfetto. Io non pago, capito? Dicevo, chissà se il 3 febbraio, quando uscirà l'espansione qui sul canale di Coccigno 98, magari gli angioletti ci portano un box, no? Da 36 buste, no? Della nuova espansione del Sole e Luna, no? No. Chissà, chissà. Rimanete aggiornati per scoprirlo. Perché è bello il gioco, non dico poco. Perché è bello il gioco. Perché è bello il gioco. La fusione. Ah, vabbè, però, cioè, mo inizierò a qua muore. Ma proprio gravemente. E mo metto Oranculu. Basta, questo sarà soprannominato Oranculu. Allora, Lilia che fa? Fino ad avere 6 carte in mano. Beh, usa prima le 3 carte. Sì, per scuotere carte costo io non pago affitto. Do un'energia a Terror Curse. Metto Parassiseme in panchina. E poi uso psichico. Passimian. Porco 2. Per 10 danni. Cioè, non l'avevo calcolato che non... Il tuo Oranculu sta per fare una brutta fine. No, no, sta per fare. Cioè, è proprio... C'ha scritto in fronte, sono morto, zio. Sì, però almeno dopo lo attacchi con lui. E comunque di Virizion va in pensione, quindi... A meno che non li tira. Ma perché mi commentano i video in inglese? Hey, nice video. Can you fuck with me? Vabbè. Ha curato? Sì, l'ha curato, ma sti gran cazzi perché... Tanto bastano 30 danni. Sì. Vale la pena scartare energia? Se non è di tipo fuoco. No, è per forza di tipo fuoco. Quindi... Ok, no. Bene, Lilia... Io sì, tre carte me le prenderei sinceramente, eh. Oh, Litten, lo mettiamo un altro che abbiamo Turkers in panchina. Sì, in panchina in mano. Vabbè, affanculo. 180 danni in bocca. Scartiamo questa energia. Quindi mettiamo una lotta. Sì. Scialla. Ah, ci sta il pinguino lottatore. Soprattutto perché è un pinguino e non un granchio. Rocky granchiola. Crab Warrior. Crab Brawler. Ma che nome di merda, sinceramente. Di parole. Perché? Tra Crab che è Granchi Brawler e che è Crissa. Ah. Gran Kisser pare tipo un gran baciatore.
Gioca, gioca. Ah, c'ho la malasata. Oh, 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 oh. E cura da 20 danni. E ste gran cazzi. Cioè, non serve a niente, è assicurato. Perché... No. Tanto me ne infligge solo di... Ah, metti aria dosi in avanti. Bravo, bravo. Ah, no, metti combi. Cazzo. No. Vabbè, io metterei... Beh, assoluto che si anche evitare di mettergli la malasata e aspettare altri danni. Va bene. No, perché poi lui mi fa 30 danni. Allora, se io... E dopo comunque anche la pozione. Vabbè, allora sì. Tor, ragazzo. Mettiamo un'energia schifo qua. Lanciafiamme. Aspetta, questo è debole? A 60, sì. A 40 di vita. Basta una furiate. Oddio! Sì, ok, è morto. È morto, è morto, è morto. Dai. Quando non serve ne faccio 50.000. Quando me ne serve una ne faccio 50.000, quando me ne serve... Sì, sì, vabbè, vabbè. Beh, alla fine non è stato neanche un buon campo di prova questa partita, perché comunque ha avuto il vantaggio. Sì, è vero. Che... È vero, è vero. Purtroppo è vero. Ma che ce l'andiamo a aprire qualche pacchetto? Sì, 300 sì, dai. No, non coi sordi, ce l'ho da parte alcuni. Ce l'ho da parte alcuni. Vabbè, facciamolo, Facciamolo, facciamolo! Che andiamo format. Sì, cazzo. Ma la stata maxi. Tanto andiamo a trovare... Perché non posso utilizzare... No, perché non posso utilizzare le carte strumento? Che cazzo fai? Non può ritirarsi. Ma che cazzo me frega? Non lo so. Nessun giocatore può giocare carte strumento dalla propria mano. Vai, Plum. Vabbè, sì, sti cazzi, ma io ho vinto, cioè... voglio dire, ciao. Buonanotte. Saluta mamma, papà, fratello, sorella e poi anche Gesù. Che è sempre il nostro migliore amico. Dai, un pacchetto dal... 50, va bene. Allora ci andiamo a fare uno spacchettamento veloce. Vabbè, io direi di aprirci questi 5 bauli. Dai, così a caso. Dai, vai, via. Snorlax. Oh, cos'è questo? Non è male. Ah no, non è questo. È un altro. Questo fa schifo. Apriamo in... Oh, attenzione, carta rara. Radigate Turbo. Un altro. Attenzione. Grampig. Grande maiale. È un maialone. No, un grande maiale. Oh, l'energia fata speciale, tutta sbrilluccicosa. Bella, bella, mi piace. Via, un'altra. Oh, attenzione. Dai, un ex. Voglio l'ex full art super mega iper. Boom! Ma vaffanculo, ce n'ho 57. Dai, un'altra full card. Vaffanculo. No, non sono soddisfatto, devo trovare un ex. No, no, devo trovare un ex. Apro antiche origini, tanto basta. Posso dire dopo io un pacchetto? Sì. Avrò antiche origini. Ah, questi mi sparo tutti. Non frega niente. Mi sparo tutti. No, l'ho detto. L'ho detto. Unknown. L'ho detto, incredibile Mega Tyranita Red Full Art. Che bucio di culo. Che bucio di culo. Mega Tyranita Rex. Full Art. Perché questo è Full Art, credo, Sì, no, no. È proprio Full Art. Sì. Perché? Quindi io direi che Alessandro se la dia un po' del culo, perché finiamo così questo video che sono 23 minuti. Ok. Sono 23 minuti di registrazione, quindi ragazzi, il video è finito, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se ancora non siete iscritti per rimanere aggiornati. Noi ci vediamo direttamente in un prossimo video. Ma mi fai il video esoterico con le mani una volta che fai Sì, perché l'altro. Sì, perché è proprio, sai, la musica. Sì. Quando ci sarà la webcam vedranno io che faccio ta 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 con le mani, quindi. Quindi ragazzi, il video è finito. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per rimanere aggiornati. Noi ci vediamo direttamente al prossimo video. Qui da Coccigno98 è tutto, da Alessandro. Ciao. Vi mando un abbraccio. Bella. Io non faccio Brian.